Ciao a tutti, Renderina. Allora, volevo parlarvi questa volta della Wind. Allora, ci sarebbe tantissimo da dire. Prima cosa, devo dire la verità, servizio pessimissimo. Perché vi dico pessimissimo? Capisco che sono stata in vacanza in un luogo dove comunque non c'è, come dire, non c'è tanta recezione perché comunque un paese un po' sperduto, non ci sono tante abitazioni, ok? E quindi la recezione è una merda. Però il problema fondamentale è che se io chiamo un numero, in teoria io mi aspetto una risposta da un numero Wind, cioè per parlare con un operatore io posso farvi ancora che ho tutto, vi lascerò alla fine del video uno screenshot. Io in teoria ho dovuto fare più di, penso, 30-40 chiamate. Per sentirmi dire la stessa cosa, no, lei non può fare attivazioni nella sua scheda. Io tipo, perché? Cioè, non capisco. Partiamo dal presupposto che la mia scheda è molto vecchia, ovvero ce l'ho da super giù da quando avevo 18 anni, ovvero 7 anni circa, 6-7. Però non riesco a capire del perché ci siano delle varie attivazioni, un buon prezzo anche, devo dire la verità, e io non posso attivarle, cioè sono sempre un cliente Wind, non riesco a capire del perché bisogna fare per forza una scheda nuova e perché con le schede vecchie non si può fare, cioè credo che sia una stronzata totale ed è per questo sono stato molto penalizzato. Quando ho parlato la prima volta con la prima operatrice mi ha detto che poteva attivarmi un'attivazione che consisteva aprire le orecchie. La cosa sbagliata è che uno dovrebbe registrare queste chiamate. Praticamente questa operatrice mi disse che poteva attivarmi un'offerta perché mi serviva solo internet, 5 giga che pagavo praticamente 8-9 euro al mese, non ricordo, più 6 di attivazione, che me l'avrebbe attivata. E quindi io quel giorno felice perché ho detto ok, me l'hanno attivata, cioè adesso aspetta il messaggio. Sono passati 2 giorni, questa attivazione non è stata attivata, perciò faccio super giù 15-20 chiamate, ma la voce mi diceva tutti i nostri operatori sono momentaneamente occupati, riprovi più tardi. Io tipo ok, 15-20 chiamate, non rispondeva nessuno. Poi praticamente mi rispondono e mi ricontattano un'operatrice dicendomi no, vedi che non c'è nessuna offerta attiva nel suo numero. Io ho detto ma come, ieri ho parlato con una sua collega che mi disse che la promozione poteva essere attivata e che me la stavo attivando lei, che io dovevo aspettare il messaggio per l'appunto che l'offerta era attiva e quindi potevo navigare. E fanno impossibile perché comunque lei non c'ha un piano tariffario, diciamo, ha un piano tariffario vecchio e poi abbiamo visto che lei non fa mai, diciamo, delle ricariche o delle offerte e quindi non è possibile. Ho detto, ma come? Ma scusatemi, cioè, io ho sempre credito nel cellulare, capisco che non ho offerte, perché la mia prima offerta quando fu, che ho fatto questo telefono, era che ai tempi esisteva la 4000 messaggi, perché ai tempi io messaggiavo tantissimo, tutti i miei cugini l'avevano, i miei amici, quindi utilizzavo più che altro quelle e li finivo sempre prestissimo quei messaggi, pagavo tipo 2 euro al mese, poi era arrivato tipo a qualche 5 euro con gli interessi perché non era più una, come dire, un'attivazione valida e poi l'ho tolta perché comunque non, avendo internet a casa, poi sta cosa aumentava, cioè ho detto non ne vale più la pena da 2 euro a 5 euro. Quindi poi non ne ho più fatte perché sinceramente ho avuto questa offerta per un anno, mi piaceva anche tanto, era carina, però poi l'ho tolta perché comunque tutti in famiglia avevano i minuti illimitati, persone che mi chiamavano loro direttamente, che ho pensato vabbè che ci faccio, mi chiamano sempre loro. Ricevo sempre chiamate, ricevo sempre messaggi, sono sempre su internet, quindi che cazzo mi metto a fare un'offerta che comunque mi chiamano sempre tutti. E questo è stato comunque un errore mio, devo dire la verità. Però non riesco a capire perché una scheda antica è sempre una Wind, cioè non posso avere delle offerte moderne, cioè non riesco a capire, perdete più che altro voi, ci perdete. Al tal che ho chiamato di nuovo nuovamente perché poi mi era caduta la linea con questa ragazza che era anche molto gentile, devo dire. Dopo qualche 5-10 chiamate mi rispondono sempre e questa tizia mi fa: no, lei non può avere nessuna attivazione. Ok.
In quel punto mi sono un po' innervosito, ho chiuso il telefono, ho cercato un negozio vicino, Wind qua, non c'era, il negozio più vicino era super giù 6 km, quindi ho preso per fortuna un autobus che fino a lì ci arrivava, non sapevo che ci arrivasse. Sono andato in autobus, sono andato là e mi hanno detto per l'appunto che non c'erano state più offerte valide per il mio numero tranne una. Io ho detto che me ne frega, la facciamo. Hanno voluto, diciamo, che praticamente consiste, vi spiego subito, consiste minuti limitati, 1.000 messaggi, 10 giga di internet a 10 o 12 euro. Ho detto benissimo, cioè minuti limitati verso tutti, messaggi e internet, cioè finalmente l'ho attivata, finalmente. Ditemi un po', le chiamate prendono una meraviglia, i messaggi anche, internet fa schifo, proprio per aprirsi una pagina massimo un minuto, e infatti tutto internet sano, perché poi ti passa anche la voglia di cercare, di scrivere. Magari su WhatsApp va un po' più veloce, però sapete, quando mandate magari dei messaggi vocali, dei messaggi così, sta un po' di più a caricare una foto, non vi dico. Però diciamo che è stato difficile, però ho trovato magari dei punti dove mi prende meglio e cose così. E così ho risolto la cosa. Cioè, la Wind, perché non poteva dirmi che esisteva questa offerta? Cioè, perché? O sono tutti scemi e non capiscono quello che fanno, oppure sono proprio tarati. Cioè, io appena sono arrivato là, quello mi ha detto, ma chi le ha detto che lei non può avere un'offerta nel suo numero, Wind? Cioè, c'è questa, la vuole fare? Io ho detto sì, la facciamo. È anche conveniente, devo dire la verità, perché alla fine, minuti limitati verso tutti per un mese, messaggi, 1.000 messaggi, vabbè, messaggi oramai chi cazzo li manda? Cioè, magari in una cosa estrema uno li manda ogni tanto. Infatti, da quando li ho, ne ho mandati 3, figurati. Più 10 giga, 10 giga comunque ti vanno una meraviglia. E quindi niente. Adesso un'offerta, volevo ringraziare sinceramente la Wind perché è stata molto molto attiva, è stata molto, come dire, coerente con le cose che ha detto ed è stata molto d'aiuto, sì, proprio. Fare 30 chiamate, stare in attesa con la musica che già mi aveva fracassato le palle, si può dire. E più tutte che mi dicevano no, lei non può fare nessuna offerta, non può fare nessuna offerta. Sono arrivato in negozio, manco 2 minuti mi ha sbattuto fuori perché già avevo concluso tutto, cioè ma state fuori. Cioè io non è che voglio fare. Una sta su YouTube anche per dire giustamente la sua, quindi io sono qua per dirvi la mia. Se io vi devo dare la mia modesta opinione, se volete Wind, c'è questa offerta se avete delle schede vecchie e in teoria conviene, però per quanto riguarda le persone che ci lavorano, i call center, le persone spratiche che non sanno nemmeno quello che dicono, no. Cioè, una non è che ha un posto di lavoro per non sapere fare il suo lavoro. Cioè, non so se mi avete capito. Cioè, io non starei mai in un posto di lavoro dove magari non so nemmeno quello che sto dicendo e quello che sto facendo, cioè no. E niente, fatemi sapere se anche voi avete avuto problemi con la Windows o con altri gestori, perché so che comunque non è l'unico gestore che comunque ha. Ogni gestore credo che abbia il suo pro e il suo contro. Devo dire la verità, come pro l'offerta è buona perché comunque. Però come servizio di call center e di persone che ci lavorano proprio no. E niente, ci vediamo ad un prossimo video, se volete iscrivetevi ai miei vari social che vi lascio qua sotto come sempre nel mio info box, se volete iscrivetevi, un grande bacio e fatemi sapere la vostra perché sinceramente io ho avuto un'esperienza di merda. Ciao!